Sì, dal 26 di ottobre tutte le rotte di TUI Fly entreranno a far parte del gruppo Air Berlin. Questo perché l'Italia per il gruppo Air Berlin è uno dei paesi più importanti dopo le nazioni base quali la Germania e l'Austria, e per cui vogliamo espandere il network. Quindi partiremo da 10 aeroporti, quindi Milano Malpensa, Venezia, Roma Fiumicino, Napoli, Brindisi, Bari, Palermo, Catania, Olbia e Cagliari, ed aumenteremo la nostra offerta verso la Germania. Quindi oltre alle destinazioni quali Düsseldorf, Berlino, Norimberga, avremo altre destinazioni come Colonia, Hannover, Stoccarda, quindi diventando anche leader sulle rotte Italia-Germania. Ebbene, in qualche anno il modello low cost è cambiato tantissimo. Abbiamo iniziato con il modello Ryanair che ti porto dal punto A al punto B, lo faccio in maniera efficiente, quindi con una buona on time performance, con aerei nuovi, e un modello in contrapposizione col vettore, con quello del vettore tradizionale che era sicuramente meno economico. Pian piano i due modelli sono andati convergendo, quindi i vettori tradizionali hanno cominciato ad offrire dei servizi in più, i vettori low cost hanno cominciato ad offrire servizi in più, i vettori tradizionali hanno cominciato a tagliare. E noi come Air Berlin diciamo di essere al punto di convergenza tra i due modelli, quindi il prodotto del servizio tradizionale però con una logica di pricing da low cost. E in questo momento il passeggero TUI Fly vedrà un prodotto completamente nuovo, quindi tutti i voli verranno schedulati con il codice AB. Su tutti i voli verrà servito uno snack, così come tutti i voli permetteranno anche coincidenze, quindi con doppia carta d'imbarco, trasferimento bagagli, quindi un network molto più ampio. Per le agenzie di viaggi significa un canale distributivo nuovo, perché tutti i voli TUI Fly entreranno in BSP sotto codice Air Berlin. E significa anche avere accesso al sito agenzie della Air Berlin, dove avranno la possibilità di decidere qual è la fee eventuale da applicare alle prenotazioni. Entreranno nel programma Countercard, che è un programma di incentivazioni per agenzie di viaggi, per cui tutte le agenzie al di sopra dei 5.000 euro di fatturato all'anno possono richiederci poi questa carta per avere sconti o biglietti gratuiti sul network Air Berlin.